oppure in quali altre circostanze? Beh, tu l'hai scoperto. Ah, sì, lascia subito ai... No, posso. È difficile, se non impossibile, sulla base delle informazioni che abbiamo al momento, rispondere con un minimo di fondatezza a questa domanda. E c'è però la notizia in sé, che è una notizia, come lei ha giustamente sottolineata, inedita, cioè quella che a un certo punto della vicenda Moro il governo italiano fu completamente esautorato, cioè gli fu tolta la competenza, dice voi non vi occupate più del caso Moro, ce ne occupiamo noi, NATO, attraverso uno della nostra rete della guerra non ortodossa e della difesa segreta, cioè Gladio, la rete di Stay Behind. Quello è un documento che io dopo adesso lo posso dire, perché lui l'ha poi rivelato in una lettera alla stampa, io ebbi da Cossiga, che siccome lo conoscevo personalmente insomma lo incalzavo, perché volevo sapere che cosa di non detto c'era nella vicenda Moro, e allora lui a un certo punto disse: ecco, di non detto c'è questo, che le autorità italiane, il governo italiano a un certo punto fu messo da parte, anche così. Esattamente, quel famoso comitato, e lui lo fece anche. Comunque, quel comitato era più un organismo che serviva per tenere, monitorare Cossiga, seguirne i movimenti, ma poi magari possiamo spiegare anche perché. Allora dice: questa è la cosa che non è mai venuta fuori sulla vicenda Moro, e questa spiega le ragioni della linea della fermezza, perché c'è un'idea alla luce di questa sbagliata secondo la quale Moro morì perché i comunisti, i democristiani e il governo erano cattivi, non volevano trattare con le Brigate Rosse, erano così crudeli da sacrificare la vita di Moro pur di non liberare, di non dare il riconoscimento politico che le BR chiedevano, di non liberare la Besuschio. A un certo punto sembrava addirittura che dalla liberazione della Besuschio una paraterrorista in carcere, che non aveva mai commesso dei terrori, dipendesse la vita e la salvezza di Aldo Moro. In realtà dietro la linea della fermezza c'era da un lato una posizione di principio, naturalmente, che era quella del governo, delle forze politiche, non si tratta con i terroristi, e dall'altro lato soprattutto c'era una condizione di impotenza delle autorità italiane. E perché l'Italia venne esautorata? E qui si torna a quello che dicevamo all'inizio, cioè alla condizione di paese sconfitto in guerra. Se non si parte da lì non si capisce poi quello che è accaduto in Italia. È un paese sconfitto in guerra, come era l'Italia uscita dal secondo conflitto mondiale, era un paese che, oltre a non avere il diritto di fare una propria politica estera, non aveva neppure il diritto di provvedere alla propria sicurezza e alla propria difesa. Quindi, anche dal punto di vista militare, l'Italia dipendeva da una rete difensiva straniera. E quando le Brigate Rosse sequestrano un uomo politico come Aldo Moro, che non era un uomo politico qualsiasi, noi siamo convinti, siamo abituati a pensare che l'uomo degli apparati, l'uomo dei servizi è sempre stato Andreotti. No, non è così. In realtà era Moro l'uomo dei servizi, l'uomo degli apparati, l'uomo che aveva l'influenza dentro l'alta burocrazia dello Stato, perché era l'iperatlantico, cioè l'Atlantico per definizione, cioè non era Andreotti, era Aldo Moro, perché lui era stato con Enrico Mattei e Taviani
il fondatore di Gladio, della rete Stay Behind, appunto, che era la rete di protezione segreta che la NATO aveva costruito in prospettiva di un'eventuale invasione sovietica da est. E quindi quando Moro, detento proprio per il ruolo che aveva svolto nella storia italiana, prigioniero delle Brigate Rosse, viene sottoposto a un interrogatorio e, come una lettera, un documento che Moretti non avrebbe mai dovuto rendere pubblica, e la ragione per la quale invece lui la rese pubblica non l'ha mai spiegata, perché era una lettera di Moro a Cossiga, in cui Moro dice a Cossiga: guardate, io qui sono sottoposto a un interrogatorio e io non so quanto posso resistere, c'è il rischio che io riveli, possa rivelare anche dei segreti, delle notizie coperte da segreti. Quanto Moro giocasse su questo come arma per costringere chi stava fuori a trattare, o quanto effettivamente lui temesse di cedere di fronte all'interrogatorio brigatista, è difficile dirlo, probabilmente entrambe le cose erano vere. Quello che è certo è che quando la notizia che Moro, prigioniero delle BR, comincia a parlare o potrebbe cominciare a rivelare dei segreti di Stato, a quel punto fermi, voi italiani che vi siete lasciati soffiare Aldo Moro, cioè il vostro uomo politico più potente, è l'uomo che conosce i segreti difensivi dello Stato e della NATO, da questo momento in poi voi non c'entrate, fatevi da parte e ce ne occupiamo noi. Su quello che poi è accaduto, visto, io lo lascerei dire al giudice priore, eventualmente su come è stata poi gestita tutta questa vicenda dopo. Ovviamente visti i risultati possiamo trarre una sola conclusione, che sia stata mal gestita, ma noi ci accorgiamo anche in un certo senso della messa da parte, proprio perché quei comitati che dovevano essere il fulcro di ogni indagine, che dovevano proteggere lo Stato, proteggere i suoi segreti, proteggere le relazioni con gli altri Stati dell'Alleanza Atlantica, è venuta meno nel giro di pochissimo tempo. Io che per primo mi occupai di questi comitati, feci un sequestro delle carte che essi avevano prodotto, perché per anni nessuno aveva pensato di sequestrare quanto era risultato degli incontri, e mi trovai con delle carte sparse, disordinate, senza nessun senso. Cioè, significava tutto questo che non si era più lavorato e che i comitati non erano una struttura di pianificazione delle operazioni per salvare Moro. I comitati, forse, e su questo io sono pienamente d'accordo, erano più che altro un insieme di antenne che dovevano riferire all'esterno, comprendere e riferire all'esterno quello che succedeva. Io non credo che fossero solo un insieme di antenne per il controllo di Cossiga, bensì erano antenne per tutto quello che si faceva o che si sperava di fare, e ciascuno di quelli che vi appartenevano, io adesso per carità di patria non vi dico a chi rispondessero, ciascuno di quelli che stava lì aveva il suo referente in un servizio dell'Est, in un servizio dell'Ovest, in un servizio del Medio Oriente, quindi erano dei tramiti per il passaggio di notizie, quindi ce n'era ben donde perché qualcuno si sostituisse nelle indagini diciamo, alle nostre strutture, alle nostre istituzioni. Ricordiamoci che questa particolare delega non è che viene presa in blocco dai tre o dai quattro che facevano parte del direttorio della NATO. Il direttorio assume questo incarico, ma poi ne delega l'esecuzione alla componente tedesca. I tedeschi erano sicuramente i più bravi, avevano delle strutture eccezionali. Io, se potessi, fare pure degli esempi, ve ne faccio uno per tutti. Noi per mesi e mesi abbiamo cercato
quale fosse il primo luogo di abitazione o di residenza di Curcio qui a Roma, e nessuno sapeva risponderci perché era un S via S puntato romano. E allora tutti a cercare San Romano di qua, San Romano di là. Noi andammo a Wiesbaden, la sede del Bundeskriminalamt, loro digitarono questo enorme cervellone che già funzionava nel 78, e venne fuori che la residenza era via Santi Romano, che è un grande giurista che si chiamava Santi Romano, e quindi noi riuscimmo ad individuare sulla pianta topografica di Roma dove era questa vecchia residenza. Ma questo dimostrava lo stato di preparazione nostra al confronto di quella che era invece la preparazione tedesca. E quindi ben a ragione forse questo direttorio per le indagini si è rifatto alla struttura tedesca. Questo si può dire a grandi linee di quello che è successo. In effetti poi i grandi risultati sono venuti da una collaborazione internazionale di cui a me è sembrato che il perno fosse appunto proprio la polizia e forse i servizi tedeschi. Però forse si può aggiungere qualcosa, ancora due parole, come mera ipotesi naturalmente, anche se ha un suo fondamento. Non tutti in quel direttorio avevano le stesse opinioni, perché non tutti avevano la stessa visione del caso Italia e del modo di risolvere quello che loro ritenevano un problema, cioè la questione comunista, perché nel campo atlantico c'erano posizioni, come anche in quello del patto di Varsavia, c'erano posizioni oltranziste, cioè quindi posizioni dure, mano pesante, e c'erano invece posizioni più soft. Quindi quello che è ipotizzabile è che si aprì una dialettica, se non addirittura un conflitto molto aspro all'interno di questo fronte, e poi l'esito del sequestro, cioè l'assassinio, lascia pensare evidentemente che prevalse il fronte oltranzista. È quello che poi dice Steve Cenk, è insomma la tesi dell'esperto americano, che è Steve Cenk. Quindi cosa ne pensate delle sue dichiarazioni? Del libro che ha scritto? Sì, il libro che ha scritto, ma questo è un libro che poi è stato ripreso anche da autori italiani, e lui dice delle cose che forse gli autori italiani hanno male interpretato. Lui dice chiaramente che di fronte all'inettitudine, chiamiamo così con parole forse, di quelle che erano le forze che dovevano operare per risolvere il caso, si delineava nella sua mente, ricordiamoci che lui venne a titolo personale perché il presidente Carter, il democratico Carter, non voleva che, cioè in ottemperanza delle regole degli Stati Uniti, non mandano mai proprio personale a risolvere casi come questo. Quindi venne a titolo personale e stette qui per diverso tempo, poco rispetto a quello preventivato, perché si accorse che nessuno faceva niente, nessuno, che era un caso insolubile, e quindi lui personalmente, prescindendo da quelle che erano le decisioni del suo paese, decise di ritornare negli Stati Uniti. Sì, bello che fa la testa. Vediamo che Abbiamo visto come nel corso della storia del nostro paese le stragi sono molto spesso, se non quasi sempre, state caratterizzate da depistaggi che hanno portato magari a un fermo, a uno stop delle indagini, della conoscenza della verità. Quando entrano i servizi segreti in mezzo ci si ferma, non si va più avanti. Questa è la storia delle stragi dell'Italicus, Brescia, Piazza Fontana, Ustica, e ci troviamo a un punto che o si arriva a delle sentenze che non soddisfano il senso di giustizia, o si arriva magari a delle non sentenze e a lungaggini processuali
lunghissime. Io mi chiedevo quanto ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, 30-40 anni da questi eventi, è importante mantenere in piedi